origine di inefficienze e diseconomie. Questa legge di riforma che va a ridisegnare il modello di governance del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e del ciclo idrico non è ovviamente una riforma perfetta, ma la ritengo una buona riforma, una buona legge, perché va ad incidere su questa situazione di frammentazione, ponendosi come finalità fondamentale quello del superamento della frammentazione gestionale delle diseconomie, fa chiarezza rispetto ai compiti e ai ruoli degli enti locali, rafforza le funzioni di controllo, di verifica e di regolazione dell'attività di questi servizi in modo molto significativo, intervenendo sia sul livello regionale sia sul livello comunale, crea le condizioni per garantire un sistema di tariffazione equa e di sostenibilità nella pianificazione d'ambito e crea anche le condizioni per un rilancio degli investimenti quanto mai necessari e urgenti in un settore dove si registrano ancora pesanti ritardi, e mi riferisco in modo particolare alla situazione della depurazione così fondamentale in una regione come la nostra. Io credo che, come hanno già sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto, uno degli elementi positivi di questa riforma è anche il modo con cui è stato costruito, quindi attraverso una partecipazione, una discussione molto costruttiva, che ha consentito di avere apporti, contributi sia nell'ambito del Consiglio sia nell'ambito anche dei soggetti che via via sono stati auditi, e hanno consentito di arricchire il testo che era stato licenziato dalla Giunta regionale. Credo che sia un grosso passo avanti nella direzione giusta, e per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Grazie. Sottoposto all'attenzione dell'Assemblea prevede l'istituzione di un nuovo sistema di governo del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti. E con questo atto si porta a compimento l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria. Siamo quindi di fronte a una delle riforme più importanti dell'intera legislatura, che approda in Consiglio regionale dopo un iter molto lungo, molto complesso e anche molto sofferto. Quello della governance del servizio idrico e dei rifiuti è un tema da tempo sul tavolo del legislatore nazionale, e su questa materia è stata prodotta una serie di norme che si sono via via sovrapposte senza tuttavia approdare ad una riforma organica di entrambi questi settori, l'acqua e in particolare la norma da cui prende le mosse il provvedimento che oggi va in approvazione è la legge finanziaria del 2010, la quale prevedeva, sull'onda dei primi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, la soppressione delle autorità d'ambito e il correlato obbligo per le regioni di disciplinare con legge l'attribuzione delle funzioni già in capo all'autorità d'ambito secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione Liguria, nelle more dell'emanazione della legge di riforma, ha attribuito in questi ultimi anni le funzioni dell'autorità d'ambito alle province in attesa di individuare il nuovo definitivo soggetto, cosa che siamo chiamati a fare oggi. La complessità di questa scelta deriva sostanzialmente da due ordini di motivi. C'è un problema che fa riferimento al quadro normativo nazionale, sia per quanto riguarda la materia dei servizi pubblici locali, sia per quanto riguarda la materia delle riforme istituzionali locali. A questo riguardo
la produzione normativa ha portato ad un quadro confuso, oscillante, in continua evoluzione. Basti pensare al decreto sulla liberalizzazione, che per legge è uno del 2012, all'articolo 23 del Salva Italia e da ultimo al disegno di legge del Rio, che è in fase di discussione al Parlamento. In questi anni abbiamo assistito a continui mutamenti del quadro di riferimento normativo, all'interno del quale è estremamente difficile orientarsi, perché non si sa mai se quello che si decide oggi è valido anche domani. Ma oltre a questo c'è anche una difficoltà dovuta ai problemi di applicazione della riforma in questi settori all'interno della nostra regione. In particolare ciò vale per il servizio idrico integrato, dove, come è noto, la riforma è stata attuata, la riforma derivante dalla cosiddetta legge Galli, è stata attuata in solo due province su quattro, Genova e Spezia. Infatti, gli altri, Genova e Spezia, hanno da tempo una gestione integrata del servizio idrico, applicano la tariffa d'ambito su tutto il territorio di riferimento sulla base di fattori quali costi di gestione, le spese di manutenzione e gli investimenti. Gli altri, Imperia e Savona, che non hanno ancora adottato il servizio idrico integrato, il regime è quello del cosiddetto CIPE, in cui la tariffa dovrebbe assicurare la copertura dei soli costi operativi di esercizio. Da questa disomogeneità che si registra sul territorio regionale discende l'impostazione stessa della legge di riforma, che proprio appunto in relazione a questa attuazione non omogenea ha indotto a prevedere un'articolazione degli ambiti territoriali ottimali che tenesse conto di questa situazione. Inizialmente il disegno di legge della Giunta prevedeva quattro ambiti, ai quali da ultimo si è aggiunto un quinto, sulla base dell'emendamento di cui si è fatto promotore il consigliere Tortirolo. L'ambito è quello della Valpornina, che da seguito ad una precisa sollecitazione del territorio, in considerazione della particolare caratteristica del bacino idrografico del versante padano di questa provincia e della sostenibilità economica dell'ambito. Affrontando il nodo dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, questa scelta potrebbe apparire contraddittoria rispetto all'obiettivo dell'integrazione gestionale e organizzativa. Non lo è, a mio parere, se si considera che tale obiettivo va necessariamente perseguito in modo graduale e tenendo conto della situazione data. L'importante è che si favoriscano processi sostenibili di aggregazione gestionale laddove, come nel caso della provincia savonese, in particolare di questo quinto ambito, l'ATO non è mai decollato. Fermo restando ovviamente che l'orizzonte della nuova normativa regionale è quella di sviluppare l'integrazione degli attuali ambiti territoriali ottimali in vista di una loro più omogenea e avanzata configurazione a regime. Ciò è tanto più vero in quanto l'articolo 5 la Regione prevede la possibilità di modificare la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, sempre nell'ottica dell'unità del bacino idrografico o dei bacini idrografici contigui, dell'unitarietà della gestione e dell'adeguatezza della dimensione gestionale. Oltre al tema della perimetrazione degli ambiti, ci sono altri tre punti su cui vorrei soffermarmi, perché costituiscono altrettanti aspetti qualificanti di questo disegno di legge nella parte che riguarda il servizio idrico, ruoli e competenze della regione e degli enti locali, la funzione strategica di controllo, la partecipazione e la trasparenza. Per quanto riguarda l'aspetto relativo all'architettura istituzionale, su cui si legge la governance, il modello di governance del servizio idrico integrato,
il disegno di legge che identifica l'ente l'ambito soggetto attraverso cui i comuni esercitano in forma associata le funzioni in materia di servizio pubblico integrato. Ricordo che l'ente d'ambito è dotato di personalità giuridica, cosa che prima non è prevista, di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile per le attività connesse ai compiti di programmazione, affidamento. L'articolo 6 definisce le modalità di partecipazione e di funzionamento dell'ente d'ambito, prevede l'assemblea con la presenza di tutti i rappresentanti dei comuni che fanno parte dell'ambito e di un comitato più ristretto con funzioni istruttorie e di supporto alla stessa assemblea. Poiché il disegno di legge di riforma degli enti locali, il cosiddetto disegno di legge del Rio, già approvato dalla Camera dei Deputati, attualmente all'esame del Senato, prevede che per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica, le normative statali e regionali devono sopprimere enti ed agenzie già costituiti, affidare le competenze alle nuove province e alle città metropolitane. L'articolo 6 prevede una sorta di norma di salvaguardia nel caso in cui questa riforma questo disegno di legge venga convertito in legge senza ovviamente ulteriori modificazioni, perché sappiamo che è soggetto a continue modifiche. La ratio di questa norma ha una sua logica ben precisa, essendo le province un nuovo assetto istituzionale, enti di secondo livello, quindi diretta rappresentanza dei comuni, e null'altro che forme associative dei comuni stessi, che nel nostro caso andrebbero a sovrapporsi agli enti d'ambito. In sostanza si tratta di una norma di semplificazione, nel caso si dovesse applicare, e di inutili complicazioni burocratiche e costi aggiuntivi, pensiamo al personale, alle sedi, alle attrezzature. Il tema dei ruoli e delle competenze della regione e degli enti locali porta poi ad uno dei punti centrali intorno a cui ruota il sistema, il tema della regolazione, della programmazione e dei controlli. L'esperienza degli ATO, dove sono stati attuati, ci dice quanto siano determinanti queste funzioni per costruire un sistema che tenga insieme efficienza del servizio, adeguatezza degli investimenti e sostenibilità sociale delle aziende. E se una lezione si può trarre da questa esperienza è che sulla funzione strategica di regolazione e controllo bisogna investire molto, rafforzando e qualificando il ruolo delle autorità pubbliche. Oggi la riforma della governance del servizio idrico integrato ci offre l'occasione di far fare dei passi avanti decisivi al sistema, consolidando i positivi risultati ottenuti in questo decennio in termini di superamento della frammentazione gestionale e di costruzione di un sistema solidaristico in grado di dare adeguate risposte alle esigenze dei territori, sia sul piano degli interventi che sul piano dell'articolazione tariffaria. Allo stesso tempo, e voglio sottolinearlo, vanno corrette le distorsioni e superare i limiti di un sistema, questi gli altri che abbiamo conosciuti fino ad oggi, che ha mostrato grande debolezza nella funzione di controllo degli investimenti e dei costi operativi. I pesanti ritardi nell'attuazione di quanto previsto nel territorio ne sono una chiarissima dimostrazione. Su questo la legge riforma dice cose però molto chiare, in particolare faccio riferimento agli emendamenti che vi ho presentato, che sono stati accolti in commissione, al testo recepito dalla Giunta. Questi emendamenti puntano proprio all'obiettivo di rafforzare le funzioni di indirizzo, governo e controllo, che vanno ovviamente nettamente separate dalle funzioni puramente gestionali, sia quelle in capo ai comuni, all'ente d'ambito, sia in quelle in capo alla regione. Le norme regionali, tra l'altro, trovano questo elemento che rafforza questa impostazione, una positiva sponda nelle innovazioni introdotte
dall'autorità per l'energia elettrica e gas, che da alcuni anni ha anche la competenza in materia di regolazione dei servizi idrici. In particolare, tali innovazioni riguardano un sistema tariffario più strettamente collegato agli investimenti effettivamente realizzati e non soltanto programmati, una maggiore trasparenza delle tariffe, delle bollette e degli obiettivi di qualità del servizio, un certo grado di flessibilità nell'applicazione di alcuni dispositivi tariffari da parte delle autorità locali. In tale contesto, questa, diciamo, è una considerazione che faccio a titolo personale. Ritengo anacronistico e poco utile l'inserimento del provvedimento della norma che consente ai comuni fino a 3.000 abitanti di aderire o meno all'ambito. Tenuto conto che in Liguria tale fascia demografica di comuni equivale al 70% del totale, quindi parliamo di 164 comuni su 135, si rischia di svuotare, almeno sul piano teorico, il senso della legge che poggia la sua stessa ragion d'essere nel superamento della frammentazione delle gestioni comunali. Lo dico con chiarezza, questo è un elemento fortemente contraddittorio rispetto all'intero impianto legislativo. Infatti è privo di presupposti normativi, il decreto legislativo 152 che prevedeva una deroga per i comuni fino a 1.000 abitanti è stata, la norma è stata successivamente abrogata, contrasta con tutta la legislazione che sta venendo avanti sull'obbligo di associare tutti i servizi e le funzioni dei piccoli comuni. È contrario, a mio parere, all'interesse dei cittadini dei comuni di minori dimensioni demografiche che dovrebbero coprire a questo punto interamente attraverso il solo gettito tariffario l'intero costo del servizio, quindi gestione, investimenti, manutenzioni, dalle opere di captazione agli impianti di decorazione. Penso che abbia ragione il Presidente Burlando, che pure ha chiaramente espresso di apertura nei confronti di questa deroga, quando avverte, come ha fatto in occasione della discussione sul bilancio di previsione, sul rischio che la norma venga bocciata dalla Corte Costituzionale. Ma comunque il punto credo che non sia tanto solo una questione di legittimità, è che il nostro sistema ha un disperato bisogno di realizzare investimenti, di ristrutturare le reti acquedottistiche, di mettere mano alle fognature e soprattutto di realizzare i piani di depurazione, la vera spina del fianco di una regione che vive molto nel turismo balneare e che è esposta, come sappiamo, a procedure di infrazione europea. Tra l'altro è anche un modo per aiutare ad uscire dalla crisi, investimenti che hanno approvazione, e immaginare di ritornare alle gestioni, comunali in una situazione di carenza di risorse pubbliche, di vincoli sempre più stringenti e con un patto di stabilità interno che non consente ai comuni di spendere nemmeno quel poco che hanno ancora disponibile, non credo che sia di aiuto né al sistema né tantomeno ai piccoli comuni. Credo che sia importante invece, questa è una norma che è stata inserita, introdurre il principio di prevedere una priorità, un canale preferenziale per gli investimenti e la generazione tariffaria per i piccoli comuni, questo sicuramente. C'è ancora un aspetto del DPL che mi preme sottolineare e che se il collega Benzi, mi dà un momento di attenzione, no, perché è un riferimento a un emendamento che ha presentato, ad alcuni emendamenti che ha presentato il collega, che vorrei appunto riprendere. Se è vero infatti, come credo, che a differenza, che a fare la differenza tra un gestore efficiente e un cattivo gestore in un contesto di monopolio naturale come quello dell'acqua, è l'efficacia della regolazione pubblica, essa non può fare a meno della partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano le scelte di pianificazione e di regolazione dell'uso della risorsa acqua. Decisioni che sono e devono restare pubbliche,
e che devono garantire più tutela, consapevolezza e responsabilità a tutti. In questo senso appunto mi fa piacere chiamare un contributo del consigliere Benzi, che ha diciamo contribuito a qualificare il testo del DDL sotto questo profilo, con la previsione, con il rafforzamento, la previsione di organismi partecipativi e di forme di consultazione che costituiscono una garanzia in fatto di trasparenza e di coinvolgimento delle comunità locali. Sottolineo questo aspetto perché se nel servizio idrico si fa tanta demagogia, ciò deriva anche dal fatto che intorno alla gestione dell'acqua c'è molta opacità, e allora se c'è da fare una forzatura in questo senso, io anche in commissione insomma, ho espresso qualche perplessità, ma se c'è da fare una forzatura su questi elementi di partecipazione e trasparenza, ben venga la forzatura. Il disegno di legge si occupa poi della parte dei rifiuti, diciamo che la parte dei rifiuti è quella che ha sollecitato non un minore interesse, ma un diverso diciamo, coinvolgimento. Probabilmente ci sono minori o diverse criticità rispetto al servizio idrico. Diciamo che le finalità sono le stesse, perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità, la separazione delle funzioni amministrative, di organizzazione da quelle della gestione, favorire l'aggregazione delle gestioni per conseguire adeguate economie di scala, sono principi che sono comuni sia al settore idrico che a quello dei rifiuti. Nello specifico, per quanto riguarda i rifiuti, si sottolinea gli aspetti relativi allo sviluppo della raccolta differenziata, che è uno dei veri nodi del nuovo sistema, la riduzione, la produzione dei rifiuti e il corretto smaltimento. A differenza del servizio idrico, questa è una differenza sostanziale dell'impostazione dell'architettura istituzionale organizzativa. Per i rifiuti si prevede l'istituzione di un unico ambito regionale corrispondente all'intero territorio regionale, che viene però articolato in aree territoriali omogenee, quindi diciamo c'è un ruolo di regia, di programmazione sugli aspetti strategici che compete alla regione, ma dal punto di vista dell'organizzazione del servizio questo viene articolato in queste aree territoriali omogenee che vengono individuate su proposte dei comuni, quindi sono i comuni gli attori di questa nuova organizzazione in base a criteri approvati dalla regione, criteri che saranno inseriti nel piano regionale dei rifiuti. All'interno di ciascuna area territoriale omogenea vengono organizzati e affidati unitariamente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base di uno specifico piano d'area. Sono salvaguardate, questo credo che sia un aspetto importante, le scelte di gestione omogenea tra più comuni già operativi, diciamo per esperienze in essere e continueranno a funzionare. L'autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è identificata dalla regione, opera attraverso un comitato d'ambito, è prevista una struttura di supporto all'autorità, quindi voglio dire la diversa composizione degli ambiti, identificazione degli ambiti territoriali, diciamo la struttura ricalca un po' quella del servizio idrico, è prevista una consulta, come ricordavo prima, anche al fine di promuovere forme di partecipazione di cittadini e associazioni e, diciamo, cosa non secondaria, il Consiglio, la Commissione aveva chiesto che contestualmente all'esame di questo disegno di legge l'assessore facesse diciamo, presente, illustrasse il piano regionale dei rifiuti, quindi diciamo che le due cose sono andate attualmente noi nell'ultima seduta di commissione abbiamo avuto modo di avere un'illustrazione completa ed esaustiva dei principi, degli obiettivi, dell'impostazione del nuovo piano regionale, per cui diciamo che è garantita anche il necessario coordinamento tra i due provvedimenti. Quindi credo che in definitiva l'impianto
data, dei ritardi, delle cose che sono già state fatte, che vanno consolidate e fatte avanzare, tiene conto dell'assetto istituzionale in itinere e quindi vi siano le garanzie affinché si possa, diciamo, garantire una puntuale corrispondenza tra quanto si programma e quanto si realizza, che le tariffe siano eque e commisurate agli investimenti effettivamente realizzati, che la pianificazione d'ambito sia economicamente in equilibrio e rispondente ai fabbisogni di adeguamento delle infrastrutture idriche e degli impianti di depurazione. Do atto volentieri, in conclusione, del lavoro intenso e approfondito che è stato svolto dalla sesta commissione, al di là, diciamo, dell'appartenenza a diversi schieramenti, c'è stato un lavoro molto costruttivo. Gli emendamenti hanno sicuramente arricchito il testo originario, le stesse audizioni hanno portato dei contributi significativi che ci hanno aiutato poi, diciamo, a correggere il tiro e ad affinare il testo originario, e quindi credo che in definitiva questo lavoro, questo clima costruttivo sia, diciamo, di buon auspicio, perché anche, diciamo, questa fase conclusiva di approvazione veda il più largo consenso possibile. Grazie.